Sotto l'Expo 2015 si nasconde di tutto. Il Movimento 5 Stelle vuole riportarlo alla luce. Se vuoi continuare a scavare, www.sottolexpo.it. Allora, innanzitutto mi preme ricordarvi che questo canale inizialmente doveva essere un canale navigabile. Il progetto iniziale, quindi presentato dalla Moratti, prevedeva che ci navigassero addirittura. Invece siamo qua così tanti per protestare invece contro un canale che si sono accorti quindi non fattibile e che varia dagli 8 ai 15 metri. Quindi a parte tutto quello, la valutazione di impatto ambientale, il fatto che anche la sovrintendenza ai lavori pubblici ha dato parere negativo a quest'opera e ci sono state anche la sovrintendenza dei invece del cioè anche la sovrintendenza ambientali ha dato ha espresso forti perplessità su quest'opera. Detto questo, vi racconto cosa abbiamo fatto in consiglio di zona. Quindi, quando ancora le proteste non erano partite, a marzo del 2013, siamo partiti a raccogliere le firme nei mercati, anche qua all'ingresso del Parco delle Cave. Purtroppo la partecipazione da parte dei cittadini non è stata come quella che ci saremmo aspettati e abbiamo raccolto circa 300 firme e abbiamo presentato una petizione in consiglio di zona. C'è stata una risposta da parte del consiglio in cui, detto brevemente, ci hanno risposto dicendo che ormai i piani erano stati fatti, i lavori erano già stati decisi e non si poteva più intervenire in alcun modo. Fatto questo, abbiamo presentato una mozione a dicembre per la quale la commissione Expo, istituita apposta, non è mai stata convocata. La commissione Expo in consiglio di zona non viene convocata da settembre del 2013, nonostante tutti i comitati e i cittadini che sono venuti in consiglio di zona a protestare, nonostante le varie sollecitazioni da parte nostra e dei cittadini in zona. Poi, oltre quindi alla fase istituzionale, ci siamo trovati davanti a tantissimi, veramente tantissimi cittadini che oltre a venire in consiglio di zona e oltre a presidiare ogni mattina alle 7 ai lavori per questo canale, ci hanno dimostrato quanto i cittadini milanesi ci tengano alla conservazione dei propri parchi. Già quando sono venuti in consiglio di zona ho detto loro che questa cosa mi riempiva d'orgoglio, vedere che finalmente il cittadino esce di casa per protestare contro il cemento, cosa che invece noi abbiamo visto che Milano è stata violentata in questi anni, negli ultimi 20 anni, dal cemento e dall'edilizia. L'unico rammarico è che probabilmente se tutta la protesta, se tutti i cittadini si fossero mobilitati un po' prima, avremmo ottenuto grandi risultati, tra cui basta guardare qui, alla vostra destra, magari saremmo riusciti ad evitare che entrassero le ruspe, anziché protestare per farle togliere. Perciò vi lascio al collega Creola con l'invito di mobilitarvi per tempo e cercare di coinvolgere il più numero di persone possibili. Grazie. Ciao a tutti, ringrazio Paolo, il mio amico e collega del Consiglio di Zona. Io sarò sintetico e poi passerò il microfono a Silvana, che è consigliere regionale.
noi abbiamo fatto un ottimo lavoro cercando di portare la voce dei cittadini, le istanze dei cittadini in consiglio di zona. E abbiamo lavorato molto bene in team anche con i parlamentari e i regionali, abbiamo realizzato insieme agli attivisti, io ringrazio molto gli attivisti di zona che hanno permesso di realizzare in tempi rapidi una mozione che abbiamo portato in consiglio di zona, abbiamo poi supportato i parlamentari per un'altra interrogazione il 20 dicembre dell'anno scorso, il 14 gennaio abbiamo fatto un'interrogazione regionale in collaborazione con i regionali e infine abbiamo presentato una mozione il 14 febbraio, tutto questo per cercare di sollecitare le istituzioni a fermare questo scempio verso la natura e i parchi e preludio di un... Sotto l'Expo 2015 si nasconde di tutto. Il Movimento 5 Stelle vuole riportarlo alla luce. Se vuoi continuare a scavare, www.sottolexpo.it